Nuovi ambienti e nuovi posti letto sia in day hospital sia in degenza ordinaria per i trapianti di midollo osseo e ampliamento dell'area e degli spazi ambulatoriali. Da qualche giorno è strutturato in questo modo il rinnovato reparto della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia, con in crescita pazienti provenienti anche da fuori Umbria e non solo, oltre il 41%. Stamani in una conferenza stampa è stato ricordato che nel 2016 in questa struttura ci sono stati 230 ricoveri ordinari con 1,3%, 75 ricoveri day hospital più 59,6% e 6.544 prestazioni ambulatoriali. Noi siamo molto felici oggi di poter inaugurare questi nuovi ambienti. Non si tratta soltanto di aver migliorato il comfort, ma anche di aver aumentato il numero dei posti letto, che era indispensabile visto l'aumento dell'attività, in particolare dell'attività trapiantologica. Un reparto che è stato potenziato con 4 posti letto di degenza ordinaria, una nuova area di day hospital e nuovi spazi ambulatoriali. Questo anche perché è aumentata notevolmente l'utenza. Un'esperienza che continua a dare risposte di qualità grazie ad un efficientamento della struttura, ad una rifunzionalizzazione, investendo risorse pubbliche, adeguando gli standard alle necessità. Necessità che aumentano perché ci sono bisogni e perché questa struttura in qualche modo sta richiamando e sta dando una risposta non solo alla dimensione regionale, ma a tutta una serie di realtà provenienti da extra regione, di fuori regione, anche a una dimensione internazionale.